Buongiorno a tutti, oggi siamo qui nella fantastica Calabria. Fantastica Calabria, di lì vedete il mare e la macchina parcheggiata dello zio in questa stradina. Pensate che per salire qui nel piccolo borgo di Trifari c'è una strada dove passa un'unica macchina e quando incontri un'altra macchina praticamente sei fottuto. Comunque, a prescindere da questo, oggi partiremo da qui, proprio dal borgo di Trifari. Trifari, non so come si dice, e andremo praticamente lì su al Monte La Caccia. Passeremo per la chiesa della Santa Croce, edificata nel 1935, dove c'è questa croce che ha detto un sacco di cazzate, poi vedremo. E niente, oggi con noi, come sempre, fedelissimo, il grande zio. Facciamo scorte di zuccheri, 4 ore di camminata. Qua, siccome penso che non ci sarà niente di inquinato, se mangiamo tutta la buccia. Saliamo. E poi una novità, una new entry, è il grande Alfonso. Buongiorno ragazzi. Dopo aver visto alcuni video di questi ragazzi, mi sono aggiunto. Andiamo, speriamo che non mi sono pentito però. Niente ragazzi, partiamo e speriamo in una salita che dicono abbastanza spaccagambe. Ecco qui da dove partiamo praticamente c'è subito il segnale, località Trifari, come dicevo, andremo al rifugio Belvedere a 2 ore e 30 da qui. Venite con noi, venite con noi, venite, venite, venite con noi. Ami la montagna, porta via la spazzatura. Grande, grande, grande. Secondo segnale. Andiamo al rifugio Belvedere fra 1 ora e 50, chiesa della Santa Croce, 2 ore. Località Porticelle. 9,50. Comunque mi sono dimenticato di dire che siamo nel Parco Nazionale del Pollino, la parte più a sud, che è poi la zona dell'Orso Marso. E ragazzi, c'è una vista spettacolare, veramente meravigliosa. Montagna non perdona mai e le salite sono sempre toste, c'è poco da fare. Siamo arrivati al terzo segnale, località Gafaro della Neve, a 1 ora da rifugio Belvedere e 1 ora e 10 dalla Santa Croce. Tosta fa, però è bella fa.
Il tempo mi promette bene. La caccia si annuvola sopra, nero. Speriamo di non prendere acqua. Non basta, rompiamo la grandine. L'acqua fa pure bene. Ed eccoci qua a rifugio Belvedere. Qua abbiamo fatto una cazzata, perché guarda che barbecue, e si è aperto dentro. No, il mo si fermava a dormire qua. Si fermava a dormire qua. È il più bel rifugio che ho visto. Ma guarda che cazzo di spettacolo, con la stufa e il camino. Bello cazzo. Ragazzi, se capite da queste parti, rifugio Belvedere, un rifugio attrezzatissimo. Addirittura c'è la corrente, sono delle batterie con pannelli fotovoltaici, c'è la cucina, ci sono 8 posti letto, un tavolo, un barbecue, camino, c'è veramente tutto. Qui, a saperlo prima, saremmo venuti organizzati per rimanere almeno la nottata, perché è uno spettacolo indescrivibile. Bello. Bel rifugio, complimenti veramente a chi cura il rifugio. Bravi, bravi, bravi. Ed ecco qua il pino loricato secolare, 400 anni per lui, tronco, dovremmo provare ad abbracciare in tre questo. Guarda come cavolo è cresciuto. Ragazzi, non so se riuscite a capire, ma è una cosa gigantesca. Adesso lo proviamo ad abbracciare. Siamo lunghi, L'hai preso, Alfonso? Sì. Alfonso, aspetta. Sono di qua. Dove? Ecco, di qua. No. No, non ce la fa. In tre non ce se fa. Non ce la fa. In tre non ce se fa, incredibile. Gigantesco. Bestia. Dal sentiero troverete sulla via un omino, lì fate attenzione perché è da seguire quello. Da qui parte la salita dura che porta su al monte La Caccia.
Che ne pensa il grande zio di questa montagna? Che mi stavo a mettere paura. Siamo arrivati alla chiesa, poi scendi. Meno male che si sale. La scoppia al cuore però qua, eh? Bella. Alfonso, che dici? Com'è l'esperienza? Bella esperienza, mi piace questa montagna favolosa, bello. Su, vi racconto una storia poi, dai. Un po' di pazienza. No, io buono. Vuoto, nuvole. E ragazzi, non troviamo la cima. Brutto di non conoscere le montagne e non studiarle prima. E quello è il bello. Se questa non è la cima, qual è l'altra? Diverse anticime, addirittura 4 o 5. Sembra sempre di stare in vetta, ma poi non è così. Adesso, stavolta siamo arrivati, cazzo! Siamo completamente immersi dalle nuvole. Ma ci siamo. Peccato per la visuale. Ma ci siamo. Ci siamo. In vetta al Monte La Caccia. Bella esperienza è stata, ragazzi. La montagna ha tre ricchezze, le ricchezze ne ha tre. Il nome e la bellezza, la terza sai cos'è? Iscriviti al canale e te la scoprirai. Fanculo, mi è uscita male.